con coach Tanellati per la sconfitta di Mortara qua a Firenze. Coach, una partita da un punteggio non altissimo, probabilmente offensivamente nel secondo tempo avete fatto un po' fatica ad interpretare la maggiore difficoltà di Firenze, che probabilmente l'ha vinta proprio sfruttando questo aspetto. Sì, noi sapevamo che Firenze è in un buon momento, che gioca in difesa molto aggressivo, e quindi ci aspettavamo questa cosa qua. Siamo riusciti a rimanere in partita fino a metà dell'ultimo quarto. Avremmo dovuto cercare di avere un pochettino più di qualità offensiva per cercare di toglierci questa pressione con qualche tiro da fuori, con qualche così, passaggio smarcante sugli uomini che rimanevano liberi per un discorso proprio di difesa di Firenze molto aggressiva. Purtroppo non siamo riusciti a fare questi canestri, e quindi poi dopo la partita è scivolata via. Con la Marina ha iniziato molto bene, poi dopo è mancato un po' lui offensivamente alla squadra. Anche Brunetti ha fatto una partita al di sotto del suo standard. Anche da questi due aspetti, visto comunque i punti di riferimento limitati offensivi di Mortara, se mancano due giocatori così importanti diventa più difficile. Eh beh, certo, sì, perché Brunetti in pratica non è mai riuscito a trovare conclusioni efficaci, e quindi abbiamo perso un giocatore che solitamente per noi è molto importante offensivamente, e con la Marino era partito bene, poi dopo si è perso, e quindi è giusto così, cioè abbiamo perso meritatamente.